Siamo con il tecnico della KSL d'Ortona, Giovanni Zichella. Mister, deluso per questa sconfitta di Bra? Sì, tantissimo. Sono deluso perché mi ho fatto anche un buon primo tempo, quindi mi aspettavo qualcosa di più dai ragazzi nel secondo tempo, invece nel secondo tempo non mi è piaciuto. È la prima volta che sono proprio arrabbiato, sono arrabbiato con i ragazzi e non sono niente contento. Un secondo tempo, mister, un po' simile a quello di domenica. Secondo lei è più un calo fisico, un calo mentale? Poi c'è stata anche questa espulsione di Giura che non ci voleva. Ma io non parlo di cali, io dico solo che continuiamo a giocare in 10 per parecchi minuti e questo non va bene, bisogna farsi tutti quanti un esame di coscienza. Continuiamo a fare degli errori, secondo me, molto banali e prendiamo gol. Quindi questo mi dà parecchio fastidio. E poi nel primo tempo, come è successo l'ultima partita, bisognava secondo me fare i gol dove hai avuto l'occasione devi farli. E infatti, mister, un po' di domeniche che non segniamo e sicuramente non segnando poi è difficile pareggiare o vincere. Sì, adesso questo è il periodo che tiriamo in porta, secondo me ho fatto anche 4-5 tiri in porta, però non centriamo la porta e quindi da domani mattina, perché nessuno qui va a casa, la mattina si va al campo e si continua a lavorare. Sarà una Pasqua quindi di lavoro per cercare di ricaricare le batterie, perché poi ci sono ancora 6 partite, Ortona è ancora lì, però bisogna riprendere il cammino. Bisogna riprendere più che altro il cammino, bisogna riprendere i calciatori che sono un po' fuori, quindi bisogna di nuovo recuperare quelli che sono infortunati, prima cosa. Però mi sembra, mister, non ci siano notizie super. Emiliano probabilmente starà fuori ancora un bel po', Giura è stato espulso, quindi anche a Genova con Ligorna probabilmente sarà una difesa piuttosto giovane. Sì, adesso domani mattina noi, ripeto, ci alleniamo, facciamo la conta e cerchiamo di andare a fare non la prestazione del secondo tempo di oggi, ma fare una prestazione che valga tutta la partita, due tempi. Buona Pasqua, mister. Grazie.